Care amiche, gentili amici, buongiorno da domenica. Che barba, signori amici. 21 ottobre 2018, giornata luminosa, giornata di mezzo, fine mese, in attesa delle festività dei Santi e dei Morti. Qui in Toscana cielo molto luminoso, molto limpido, bassa umidità, colline verdeggianti che si risvegliano e oggi facciamo una rasatura rapida, giusto per mantenere le buone abitudini. Sono quasi le 9:30, non ho tanto tempo da dedicare perché si terrà la prima giornata del campionato del basket Cecina alle 11:30 al Palasport e Tiberio dovrà giocare, quindi dobbiamo spostarci rapidamente verso i luoghi dello sport. Come state? Avete dormito bene? Umidifichiamo. Questo con l'ape per fortuna se n'è andato, ogni volta che passa di qui disturba tutte le mie registrazioni. Prebarba, avevo riaperto una ProRaso bianca, ottima, forse la migliore, moderatamente. Abbiamo una barba lunga, moderatamente profumata. 3 giorni, oggi sono 3 giorni e quando è così c'è da sudare a tagliarsi la barba, perché fa decisamente male. Perché ci si lascia crescere la barba per 3 giorni? Non per rispetto o per mancanza di rispetto di chi vive con te, per la tua famiglia che ti vede irsuto come un orso bruno. Allora, far riposare un po' la pelle e premiarla con una rasatura profonda. Oggi peraltro faremo un'operazione che, se non sbaglio, no, mi sbaglio, avrebbe potuto essere di un riutilizzo, invece oggi no, cambiando completamente i programmi ci raderemo con uno splendido rasoio Black Hawk, avrete già visto, un po' invecchiato sto ragazzo, come mai? Più che le rughe, i capelli grigi, le lozioni, gli impacchi che ci tocca mettere sui capelli per non perderli. Vabbè. Dicevamo, giornata luminosa, qua stanno raccogliendo le olive, poco olio ma molto buono, ma molto poco. E poi le giornate del vino attirano visitatori, oggi a Casale Marittimo per chi fosse interessato. Dal pomeriggio c'è la festa delle castagne e lino rosso. Chi volesse vivere poi davanti al camino, un buon sigaro toscano, se ha il camino in casa, potrebbe essere una buona occasione. Dicevamo, mentre lasciamo agire prebarba, rasatura, raso rock, Black Oak, single edge, grande profondità di rasatura, martello, single edge, ce l'hai sempre avuto qua. Partiamo con l'armatura della lama, qua si parla solo di lame Kai Mild Pink che recuperiamo dalla nostra scatoletta. E poi faremo una breve cronaca, ma non c'è molto da dire, ahimè, al di là delle solite ovvietà. Queste sono le lame per armare il nostro Black Oak, lame lunghe che grazie a questo meraviglioso e comodissimo dispenser possiamo estrarre senza il rischio di tagliarci in maniera maldestra. Caricatore con dietro il portalame, anzi con sotto il portalame usate. Tanto lo armiamo, posiamo la lama, lo armiamo, 3 pezzi, così siamo poi pronti quando sarà il momento. Accomodiamo la lama Kai Titan Pink nel suo alloggiamento, come vedete, eccolo qua. Accoppiamo
la parte superiore, eccola qui. Dopodiché ci resta che serrare le due parti, il rasoio è armato, è pronto all'uso. Abbiamo già preparato una crema mattutina senza grosse novità, ma con grandi garanzie. Motherfucker Razor Rock, favolosi prodotti made in Turin and created in the Canada. Bene, dovrebbe avere già fatto effetto. Io una sciacquata al prebarba la do sempre, perlomeno una bagnata. Perché non mi piace sovrapporre. Eccolo qua. Abbiamo già preparato la schiuma, quindi diamo una girata, è un ottimo prodotto. Quindi oggi cronaca spicciola, poca, qualche rassegna stampa. Un paio di settimane fa abbiamo letto alcuni passi del libro di Luigi Capone, Allegri che tra poco si muore. Per tirarci un po' sul morale, questa mattina invece faremo un passo indietro verso la preistoria, come il panorama con un giusto senso di autocritica definisce questi articoli scritti, perché non sanno come riempire le pagine del settimanale. Però sono tutti pezzi di storia che giustificano poi alla fine la situazione attuale. Noi abbiamo costruito la nostra cultura politica nei salotti romani. Questo è l'argomento di questa mattina, che sarà lieve e breve, perché poi chi magari vuole guardare in santa pace i video della rasatura magari non ha voglia di sentirsi ammorbare anche la domenica mattina dalle polemiche della stampa spicciola di quello che fu l'ex potere della stampa, che non esiste più, ormai sono legittimati i quotidiani, i gruppi di potere sono spostati altrove. Barba di tre giorni, dicevamo, massaggio almeno un minuto, questo minimo, per rendere il pelo e il sottopelo qua sotto dove bestemmierò, perché le cai sotto la gola dopo tre giorni di mancata rasatura sono un'esperienza mistica, perché diventa molto buona questa fragranza al tallum seco naturale che ci regala Razor Rock. Oggi dove siete diretti? Avete prenotato la trattoria o il ristorantino del Monferrato? Dove andate? Andate a bere un po' di vini buoni? Avete scoperto dopo 100 anni che in Italia si fanno vini buoni, fino all'altro ieri bevevate il vino in cartone, adesso siete tutti col naso dei bicchieri, pronti a diventare degli esperti di vino. Fate un po' ridere, ma vabbè. Bene, io credo che possiamo procedere, questo per brevità, per non ammorbarvi e non annoiarvi, soprattutto, come vi dicevo, con noiosi passaggi che però sono necessari per la riuscita minima, secondo la mia poca esperienza, anzi nessuna esperienza, di rasatura tradizionale con rasoio di sicurezza. Bene, oggi partiamo allora con l'attacco Razor Rock Black Oak Single Edge. All'arrivo. Eccoci. Così forse sono più inquadrato. Attacco aggressivo, ma molto deciso. I single edge vanno sciacquati dopo i passaggi, perché avendo un solo lato non potete usare l'altro per procedere, ma in fondo è un passatempo. Voi ve lo ricordate, Roberto D'Agostino?
con Enrico Pizzi, il suo grande fotografo, ha inventato una professione meravigliosa, stare in una casa di Roma davanti a un IMEC dell'epoca, a sputtanare gente fotografandola nella notte romana. Meraviglioso. È un po' invecchiato anche lui. Ma rimane sempre un personaggio interessante da ascoltare. Cresciuto alla vecchia scuola della politica degli anni 80-90. Anche come morde. Pelo del mio mento irsuto. Bene, primo passaggio, non male, mi ricordavo più doloroso l'attacco di Kai. Ma Kai sono armi chirurgiche giapponesi, più sono chirurgiche, più tagliano bene, meno si sente il problema. Inumidiamo. Inumidendo passiamo a una sorta di face lathering. C'è di montaggio in volto, in viso, bella. Oh, questa sì, che è una crema. Io poi mi sono fermato a Ragnarok, non ho più investito in creme. Un po' perché sono convinto che se si trova un prodotto che, nonostante la poca capacità critica di cui io dispongo, posso ritenere il prodotto adatto a me, difficilmente poi lo cambio. Ricordiamo che Ragnarok produce tanti tipi di creme da barba, una credo si chiami Italian Stallion, che pare che sia qualcosa di incredibile insieme al suo aftershave, un setup meraviglioso per conquistare le donne nei locali alla moda, frequentati da gente che non conosce lo stile, ma che pensa che basti vestirsi bene per rappresentare qualcosa e difendere l'icona dell'uomo italiano. Italians do it better. Do it better. Oh. Bene, bene. Ciao, hi fi dalla Cambogia. Grande saluto per te. Sei uno dei pochissimi, pochi, rari estimatori di questi video deliranti della domenica mattina. È un piccolo contatto tra Italia e Cambogia che può essere utile per tenere buoni rapporti con tutti. Ecco qua, secondo passaggio. Qua possiamo andare tranquillamente a fare il contropelo. Riprendiamo il nostro Black Oak e andiamo. Sì, vi devo leggere questo eco. Panorama è un giornale che talvolta riesce a sorprendere, e certi numeri sono davvero interessanti, non questo che vi sto andando a leggere, che è una fregnaccia, ma sono riuscito anche a trovare ovvio il buon Luca Ricolfi a proposito della disciplina dell'analisi delle politiche pubbliche, insegnamento a Torino tenuto da un pool di docenti stravaganti. Vabbè, ci vuole anche un po' di leggerezza nel mondo accademico, non solo tromboni che insegnano diritto privato, e che diamine. Stiamo andando molto bene. Questa Kai ha un taglio veramente interessante. Adesso io mi preparerò con un leggero inumidimento per l'obliquo, terzo passaggio. Terzo.
mentre farà effetto, dobbiamo inumidito un po', io non vi ho fatto vedere, questa è la terza insaponatura colta in ciotola da una piccola quantità di motherfucker. Ottima schiuma, forse anche un po' troppo allungata, ma pescando bene su quello che è rimasto sul fondo si può di nuovo tentare di dargli una dignità. Eh sì, ora scorre sulla pelle praticamente senza peli. E come corre bene. Questa illuminazione pare buona, un piccolo faretto a luce non fredda, che i nostri tecnici di ripresa hanno suggerito per l'utilizzo con questa Canon Legria che mi accompagna nelle sbarbate della domenica. Ecco qua, allora, mentre lasciamo che l'ultima passata ammorbidisca, per quello che ancora rimane, non è che lasci molto, da già in due passaggi uno potrebbe tranquillamente splasciare, pettinarsi e andare al bar a vedere come stanno quelli che la barba invece non se la sono fatta perché non ne hanno voglia, non perché la portino. Pelandroni, pelandroni! Allora, abbiamo promesso breve cronaca spicciola perché lo mettiamo sempre nei tag. Allora oggi cosa abbiamo qua? Questo, senza euro? Ma questo interessa poco, quello che interessa è questa cosa qui. Mi vedete? Eccoli qua, c'era una volta il salotto della Repubblica. Qua vedete Nanni Verusio, avvocato, e Sandra Verusio, sua moglie, che non si chiamava Verusio, ma ha usato il cognome per aprire la sua casa, anzi la loro casa, visto che grazie a lui che lei invitava politici e giornalisti negli anni 80-90, dove si decidevano le sorti dei vari governi. Qua, per fortuna, come vi ho detto, hanno avuto il buon gusto di chiamare la rubrica preistoria. Infatti vedete un Tyrannosaurus Rex e la sua compagna attualmente incanutita, invecchiata, dove nelle pagine precedenti invece la si vedeva sorridente baciare D'Alema, Vittorione, con delle sorelle Fendi o chi per loro, un Franco Tattò, eccolo qua, guardate, Franco Tattò, quello che ha scritto perché la Puglia non è la California, poi è diventato presidente dell'Enel a fianco alla signora Verusio. Poi abbiamo Fausto Bertinotti, abbiamo tutti quei qua con delle amiche, Alain El Khan, questo qua, non il cane, El Khan, con la moglie e con Sandra Verusio. Questi signori amavano riunirsi in due abitazioni, perché cresciuta a Firenze, la signora diventata poi Verusio, si è trasferita a Roma dove si è fatta comprare una villetta sull'Appia Antica, e dove racconta di quando Giovanni Spadolini vide Spadolini arrendersi e spegnersi quando, dopo aver bucato la possibilità di diventare Presidente della Repubblica, Spadolini invitava nella sua casa di Firenze, nel centro storico dove viveva con sua madre all'epoca, i primi politici, no, tra cui la signora Verusio, o amici di Azeglio Ciampi, livornese, amico che giocava a tennis con suo marito avvocato, questo per dirvi. Ecco, avevo dimenticato Mario D'Urso, l'avvocato D'Urso, questo alto 3 metri, qua che lo vedete con lei. Poi, al di là di Spadolini, che dopo avergli trombato la poltrona del Colle, gli hanno trombato anche la poltrona del Senato, perché Carlo Scognamiglio, economista, figlio della ricca borghesia industriale milanese, è stato rieletto come in Forza Italia come liberale nell'UDC e gli ha fregato il posto. Quando gli viene chiesto alla signora Verusio, che in blue jeans oggi accoglie il giornalista, ma qua non si vede, gli viene chiesto, questo ve lo riporto per intero, qual è stata la scena più biblica, più interessante, che ricorderà tra tutti gli inviti che aveva dispensato in questi party, tè, aperitivi nelle sue case di Roma, perché ne aveva due. Si diverte a citare un'unica scenetta di quando l'ideatore dell'Ulivo e ministro della difesa Nino Andreatta, economista dell'Università di Bologna, che aveva avuto Prodi come assistente,
L'ex consigliere di Aldo Moro, parlamentare del lungo corso della DC, già ministro del bilancio del tesoro, si presentò inaspettatamente a una sua cena a braccetto della moglie. Dice la Verusio, me lo vidi arrivare con questa signora carinissima, una psicoanalista, senza che fosse stata annunciata. E qua viene il punto con cui si chiude l'articolo. Eravamo 13 a tavola. Per fortuna avevo una camerierina sarda molto carina e la infilai subito a tavola. Ed ebbe pure successo. La camerierina sarda ha salvato la sfiga alla signora Verusio. Con Nino Andreatta che lo usavano quando nei processi i giudici di Palermo scrivevano Andreotti, lui diceva che forse era Andreatta, c'era stato un errore di trascrizione. La manina e le manone. Andiamo in obliquo. Stiamo già superando il limite della decenza. Bene. Devo fare un po' attenzione. Ecco. Abbiamo fatto un po' asciugare la crema nella lettura dell'articolo, ma ora. Bene. Sente ancora l'effetto, del diagonale. Io ho una barba molto scura, come vi dicevo, sembra grigia quando è lunga, ma molto nera quando è corta. Voi capite che se il generone romano, come si chiamava quello che si riuniva a Capalbio e nelle case delle signore romane, era poi quello che decideva la gestione del potere, voi capite perché siamo finiti così? L'unico dato positivo è che queste matrone con queste labbra su bocche grandi come boccaporti sono state tagliate fuori e oggi si accontentano, aspettando che muoiano mariti, di curare le ortensie nei giardini delle loro case di Roma. E i politici mangiano il trancio di pizza al bar. Bene. Possiamo considerare una rasatura conclusa con il Rasolock. Ci apriamo. Bene, senza dilungarci, tamponiamo. Si sente proprio il fresco della rasatura, molto molto interessante. Devo cambiare anche delle lame. Ah, ho provato anche a esibirmi l'altra domenica con questo oggetto, con questo, lo chavette, ok? Questo oggetto qui è un mano libera, con la lama che si inserisce fra queste due parti, dove con la quale è molto facile tagliarsi. Ho provato qualche test, ma siamo ancora molto indietro, quindi mi prometterò che faremo anche un video un giorno dove riuscirò a radermi fra qualche anno interamente con questo arnese. Bene, aftershave, oggi Marco Balocchi. Furbo, lui sempre furbo come l'italiano, eccolo qui, che vuole passare davanti nelle file, eccolo qua. Pronti, splash. Abbondare, abbondare, non abbiate mai paura e schiaffeggiatevi, così che vi pulite delle colpe che sicuramente avrete, anche se pensate di essere puri, furbo lui. Bene, ci accingiamo a uscire nell'aria fresca del paesello.
Voglio ringraziare tutti dell'attenzione, come sempre, della vostra pazienza. Una buona domenica a tutti, da Andrea e da Domenica. Che barba! Ciao!